Era tutto più che aspettavo. Ma c'è una signora che sta arrivando. Ah, c'è anche un'altra signora che sta arrivando. È andata in bagno. Vabbè. Allora. Sull'incontinenza del signore ho scoperto. Bene, il tema di questa sera è ancora più delicato di quello dell'altra volta. L'altra volta parlavamo della stupidità, stasera parliamo della follia. La nostra ambizione era di affrontare non il tema della follia, perché sarebbe folle appunto affrontarlo in poche battute, ma di affrontare il tema invece della difficoltà di convivere con la follia. C'è qualcuno di voi che convive con qualche matto? Con me stessa. Con me stessa, lei. È la verità. La verità. La parte folle. Io ci convivo e non me ne posso manco andare. E ecco, dopo ci dirà. Ci dirà in quale casini si è messa. Poi c'è qualcun altro che effettivamente, come dire, non so, nel suo condominio c'è un matto. Perché ogni condominio. Tu voi avete un. No, viviamo insieme, quindi. Non lo possono dire. Cioè, vuol dire che uno dei due è matto? Diciamo che. Siete matti tutti e due. Vabbè, da dove cominciamo? Da quanto è difficile stare con un matto o dalla follia? O che cos'è esattamente? Che cos'è esattamente la follia? Che cos'è esattamente la follia? Esattamente, insomma. C'è qualcuno che si vuole, chiaro, vuole azzardare qualche proposta? Ecco, lei per esempio che ci convive. Fatemi scherzo. Cioè, io ho la mia forma di follia e dopo ne parliamo. Mio padre era un uomo molto aggressivo, e anche piuttosto violento, e per me era matto. Poi, voglio dire, adesso ho 50 anni e penso che aveva tanti problemi, ha avuto la guerra, eccetera. Quindi è per questo che mi interessa anche capire quando è che si dice che uno è matto o no, se solo si dà di matto. Nel caso che sta portando lei, come dire, usa la categoria di follia per spiegare il comportamento di una persona. Sì. Magari era incazzatissimo. Sempre. Era sempre incazzato, ma uno che è incazzato sempre, per forza è matto? No. No, non per forza è matto. Non credo, ecco. Perché il matto è anche un'etichetta. È un'etichetta che si attacca molto volentieri, molto facilmente, no? Per cui tante situazioni, per esempio, si usa quell'etichetta per semplificare la spiegazione di tanti comportamenti. Dice, perché quello si comporta in questo? È matto. Che volte è vero. Bene. Naturalmente voi sapete che sono stati fatti sforzi immani per spiegare quella che si chiama follia. Non è da molto che la follia si distingue da altri disturbi. Voi sapete che esiste una storia della follia del filosofo francese Foucault, si chiama Storia della follia nell'età classica, in cui lui spiega che fino al 600 praticamente, cioè come dire, non si distingueva tra matti, emarginati, poveri, asociali. Tant'è vero che a un certo punto, quando tutto questo corte dei miracoli ha cominciato ad assumere nella città di Parigi un'importanza, perché ce n'erano tantissimi, e non erano tutti matti, erano delinquenti, erano barboni, erano ladri, erano pervertiti, erano puttane,
a un certo punto hanno acquistato un tale peso nella ditta di Parigi che il re ha deciso di prenderli e di metterli tutti dentro uno stesso posto, tutti insieme. E c'è stato un internamento di tutti gli asociali. Non c'era la distinzione tra matti, non matti, tutti quelli che erano ai margini della società sono stati internati. Fino a quando? Fino a quando si è cominciato a capire che c'era una differenza tra, ecco, per esempio, il delinquente non è detto che sia matto, giusto? La prostituta non è detto che sia matta. A un certo punto si è cominciato a dire no, aspetta un attimo, non devono stare tutti insieme, cioè li dobbiamo trattare a parte. E in quel momento, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, è nata la psichiatria moderna, che allora si chiamava psicologia medica, non si chiama psichiatria, cioè era la psicologia applicata alla medicina. E hanno cominciato a studiare questi grandi psichiatri francesi, Pinel, eccetera, hanno cominciato a studiare il comportamento del folle come un comportamento specifico, chiedendosi a cosa è dovuta la follia, perché certuni si comportano, perché delirano, perché dicono, credono di essere la Madonna. C'è qualcuno di voi qua? No. Uno pensa di essere Napoleone, no. E allora ci siamo passati da una fase in cui la follia è stata fatta risalire a problematiche fondamentalmente genetiche, fondamentalmente, oppure di degenerazione, si chiamava così, del sistema nervoso, fino a oggi, che si è tornati lì, con in mezzo tutte le possibili e immaginabili teorie sulla follia. Ecco, secondo voi perché si diventa matti? Facciamoci una domanda. Ognuno di noi ha la sua teoria. Voi certamente avrete una vostra teoria su come si diventa matti. Uno improvvisamente, tac, si spoglia, va in Piazza Maggiore e canta. Perché si diventa matto? È una malattia del cervello? Potrebbe essere una malattia del cervello, giusto? Ci sono le follie biologiche, ci sono le follie biologiche. Schizofrenia, ecco, per esempio, se uno ha una personalità multipla è un matto, no? Cioè non è, tu c'hai 8 nomi e io quando, a chi ho stretto la mano, ma come si diventa matti? Che succede? C'è un matto? Bellissima, perché allora c'era la professoressa di Valanzi che riusciva a fare. Era più un fantasma. Una figura in quel caso. Anche per il caldo si diventa matti. Anche per il caldo si diventa matti. Per il caldo, sì, per il caldo si diventa matti. Per il caldo. Un modo per diventare matti molto diffuso è quando tutti ti dicono che sei in un modo e tu dopo un po' sei costretto a crederci. Poi che altri modi per diventare matti? Ce ne sono tantissimi. Prego. Di stress. Come? Di stress, dei momenti di stress. Per lo stress. Si diventa matti per lo stress? Tipo un interruttore che scatta a un certo punto della propria vita per un evento di qualsiasi natura. Per un evento traumatico. Per esempio, no? Sì. Sì, un trauma. Mio nonno
nel 1930 mio nonno Paolo, mio nonno materno, si è sparato con una, puntandosi la doppietta alla pancia. Si è fatto uno squarcio in pancia, non è morto subito. Mia mamma e mia zia, che erano le sue figlie, l'hanno scoperto. Mia zia è rimasta traumatizzata per sempre. Mia mamma no, evidentemente era più indifferente. Ma mia zia è rimasta traumatizzata per sempre, no? Allora dice, è un po' matta tua zia. Sì, è un po' matta, era un po' matta mia zia, no? Non c'è niente da fare. Ed lo era diventato quando a 15 anni aveva scoperto suo padre che si era sparato una doppietta. Cioè, un trauma può in qualche modo determinare una situazione. Oggi si dice, oggi si spiegano le cose in tanti modi, però poi che altri modi? In che altri modi si diventa matti? Quando per esempio, collegato, non è più in contatto con gli altri. Sì, ecco, isolandosi. Sì. L'isolamento drastico in una situazione. Ecco, per esempio, una volta si diventava matti essendo ricoverati per lungo periodo in manicomi. Cioè, c'erano quelli che la famiglia non li voleva, ci sono tante storie di matti degli ospedali psichiatrici di una volta, la famiglia non li voleva, li faceva internare in un manicomio e dopo un po' quelli diventavano matti. Non erano matti prima, diventavano dopo, per l'isolamento. Poi ci sono quelli che diventano matti perché vedono delle cose che vedono solo loro e nessun altro li vede. E dicono, sai, vedo, io che cazzo, non si vede. Cioè, ci sono quelli che ragionano in un modo diverso da come comunemente si ragiona. No? Una definizione tipica di una scuola di psicologia, che è la scuola fenomenologica, dice che essere matti vuol dire non appartenere al mondo comune. Essere, popolarmente si dice essere fuori. Tu sei fuori, no? Tu sei fuori. Cioè non appartieni al mondo comune. Sì, anche lì, se non sei matto diventi. Come? Dico anche se non eri matto, diventi matto, perché gli altri ti fanno sentire così. Certo, ma per esempio c'è qualcuno che addirittura ha elogiato la follia. L'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, no? E tanti altri modi per elogiare la follia, dicendo che la follia è vicina al genio. Cioè ci sono certuni che vedono cose che altri non vedono perché sono geniali e vanno fuori dal mondo. Se tu vedi delle cose che gli altri non vedono, forse puoi vedere delle cose che effettivamente ci sono che gli altri non vedono. Per esempio, tante persone sono molto avanti, no? E siccome nessuno gli dà retta, rischiano di diventare matti. Cioè rischiano di situarsi fuori. Poi ci sono situazioni, ci sono alcune situazioni che possono far diventare matti. Per esempio, se tutti cominciano a dire che io sono matto e lo dicono proprio tutti, dopo un po' cosa mi resta se non diventare matto? Certo. Divento matto. Se tutti dicono che chi c'è in questo periodo uno che dicono che tutti dicono che è matto? Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi tutti dicono che è matto. Ma è matto? Come è matto o non è matto? Particolare. Eh? Particolare. No, particolare, è matto. Particolare. È matto. Va bene, ma non c'è nessuno che vive con un matto. Ecco, un matto, per esempio, a certe volte i matti sono stati paragonati alle belve. Non ragionano come le bestie
E matto vuol dire che non ragiona come le bestie. Perché fa paura agli altri. Sì, ma perché si fa fatica a rintracciare una razionalità in quello che dice, che fa, e così via, no? Bene, ma c'è, allora, il nostro problema è come si fa a capire se uno è matto e sano? E come si fa a distinguere ciò che c'è di sano di mente e ciò che c'è di matto in ciascuno di noi? Ecco, per esempio, se io vi dicessi tutti siamo un pochino matti, voi cosa pensereste? Io sono d'accordo. Lei certamente, ma ci convive lei tutti i giorni. Ma siete d'accordo che siamo tutti un pochino matti? E da cosa si vede? Per esempio, cos'è una follia molto comune anche delle persone normali? Dar lavoro tutte le mattine. Eh? Dar lavoro tutte le mattine non è folle, la lì è perché sei costretto. Cioè, ci sono delle follie talmente diffuse che nessuno le vede più? Perché sono talmente comuni che non si vedono. E in qualche modo attraversano tutta la popolazione. Tu, per esempio, c'hai qualcosa di matto? No? Cioè, tu sei sano di mente? No. Sei sano? No. No, e che cos'hai di matto? Io lo so cosa ho di matto di me. Tu? No, perché per esempio, se fosse vero questo, che tutti siamo un pochino matti, no? Noi sappiamo già come affrontare i matti, ci stiamo tutti i giorni col matto, cioè con noi stessi, come diceva lei. Cioè, sarebbe semplicissimo, fai come fai con te stesso. Ecco, voi quando scoprite di avere qualcosa di folle in voi, che fate? No, ma intanto lo scoprite, siete consapevoli di questo, perché tutti siete d'accordo, sembra una cosa di buon senso che tutti siamo un pochino matti, o no? È vero, è di buon senso, lo sanno tutti che sono un pochino matti, tutti, che siamo tutti un pochino matti. Ma che vuol dire? Da cosa lo capiamo? Cioè, dov'è la follia? Perché questo è già, come dire, qualcosa che ci può consentire di dire, aspetta un attimo, io ci tratto tutti i giorni, ci parlo tutti i giorni col mio matto, no? Ci convivo tutti i giorni, e poi dopo mi meraviglio che c'è quello del piano di sopra che mi insulta e non so che fare, magari chiamo i carabinieri, no? Cos'hai di matto tu? Tu non lo vuole dire, ma tu? Se non sei d'accordo, cioè, se pensi di essere sano di mente, dicelo. Che noi immediatamente capiamo che è proprio quello. Che cos'è che... Cioè, quando uno dice, cazzo, penso quella roba da matto. Io vado in moto. Mi sento a volte matto. Senta, a volte corro dei rischi che potrei evitare di correre. Certo, corro dei rischi che potrei evitare di correre. Cioè, che vuol dire? Che fa? Ha un comportamento... Cioè, com'è quel comportamento? Fuori dalla norma. Esatto, eccessivo. No? È eccessivo. Tu pure quando sei matto è perché sei eccessivo. Lui pure quando è matto è perché è eccessivo. Lei pure quando è matta, e io pure quando sono matto è perché sono eccessivo. Cioè... Quello che bisogna rintracciare per capire che la follia è di tutti è l'eccesso. Dove c'è eccesso c'è follia. C'è follia o c'è rischio della follia? Cioè, certe volte c'è eccesso e si potrebbe andare fuori. E si potrebbe, c'è esagerazione, c'è eccesso. Superare il confine. E si potrebbe superare il confine.
Ed è auspicabile che si superi quel confine? O... Cioè, noi continuamente lo superiamo, però. Quando? Ecco, per esempio, se uno si intestardisce a volere chi non lo ama, è matto. È totalmente matto. Ma quanti ce n'è? E quante volte tutti noi ci caschiamo in quel tipo di follia? Ci intestardiamo, certe volte vogliamo ciò che non possiamo avere. Quando uno vuole la luna, è sano o è matto? Uno dice, sono un metro e 60 e voglio giocare a basket. Sono sano o sono matto? Sono matto. L'eccesso, cioè quello che fa rischiare la follia è l'eccesso. Tutte le volte che... Ora, in che cosa noi siamo, possiamo essere eccessivi? Cioè, per capire, ognuno di noi è matto a modo suo. Cioè, c'è un particolare eccesso. Il suo eccesso qual è? Stavo pensando. Dov'è che lei è eccessiva? Forse sicuro sarà eccessivo in qualche cosa. Non so, forse a volte nel pretendere, tra virgolette, che le cose vadano con una certa precisione, anche quando non è possibile. Certo che le cose vadano come devono andare, a prescindere da come vanno. Qualsiasi cosa, esatto. Se uno pensa che le cose devono andare come devono andare, a prescindere da come vanno, è matto. Ma è una follia pericolosa? Per me forse è vero. No, è pericolosa o no? No. Per gli altri non credo, a meno che non mi mettano in armi. Non ci arrivo. No, dipende da come se la gestisci. Sì. Quando non succede che gli altri, per esempio, non fanno quello che dovrebbero fare, lei cosa fa? Li punisce? Scusi, cioè come reagisci? Perché se ne punisce ha degli effetti, può essere pericolosissimo. No. Non le punisce. Per cui l'altro giorno, per esempio, una signora mi ha raccontato che il fidanzato l'ha lasciata e lei naturalmente dice: io ti amo, come è possibile che mi lasci? Io ti amo, non è possibile, no? Cioè era completamente matta. Perché voleva essere amata da chi non l'ama più. Lei che ha fatto? Quando è stata lasciata? Gli ha prosciugato il conto corrente. Cioè, un altro ha diffuso sul giornale le foto della ragazza che l'ha lasciato. Le foto, la ragazza era nuda, l'ha mandata a un giornale, c'è del pericolo, ci sono quelli che arrivano a uccidere, sempre per stare in quell'essere fuori lì, in quel particolare essere fuori, si arriva e si può arrivare a uccidere, no? Quindi la follia può essere abbastanza pericolosa, no? D'accordo? Ma allora, torniamo di nuovo al problema dell'eccesso. Ognuno, se è vero questo, dovrebbe, per capire se è matto e fino a che punto, dovrebbe valutare i suoi eccessi. Ma soprattutto, come se li gestisce. Allora, uno, cioè lei a un certo punto si ferma, no? Cioè non è che va avanti. Se uno, quando rischia la follia, fa così. Quando è veramente matto, va avanti e non se ne parla più. Ma quanti tipi di follie esistono? Tanti quanti sono gli eccessi. In generale si può, per esempio, c'è tante quante sono le dimensioni dell'essere umano.
dato che stiamo parlando dell'essere umano, perché possono impazzire anche gli animali. Anche gli animali impazziscono. Però stiamo parlando di noi esseri umani, di questi animali qui. Tante quante sono le dimensioni, ci sono tante follie quante sono le dimensioni dell'essere umano. Ecco, per esempio, c'è la follia dell'avere. Una delle dimensioni dell'essere umano è l'avere, no? Cioè io vorrei avere tutto. Questo è matto o sano? Matto. È matto? No. Uno vorrebbe avere tutto. D'accordo? Poi c'è da sperare che non ci riesca, giusto? Perché sennò diventa matto. Per esempio, la follia dell'avere oggi è una follia collettiva. Che senso ha, per esempio, che si possa, che chi ha guadagnato con le speculazioni finanziarie ha guadagnato 8 volte di più quello che si può comprare nel mondo? Vi sembra sano di mente? Eppure il nostro mondo è regolato da quella cosa lì. Il mondo di oggi è totalmente folle, perché il mondo di oggi gira precisamente su questo principio. Io i soldi li uso per fare altri soldi e non importa se mi posso comprare qualcosa, perché già mi posso comprare molto di più di quello che c'è in vendita. 8 volte la ricchezza finanziaria è 8 volte tutti i PIL di tutto il mondo messi assieme. O oggi. Dice, sai, il problema è che c'è il matto nel condominio. No, il problema non è che c'è il matto nel condominio. Il problema è che sei immersa in una follia collettiva. La follia dell'avere. Vi ricordate Eric Fromm? Avere o essere? No? Cioè, uno che si basa sull'avere è molto più patologico di uno che si basa sull'essere, no? E noi tutti ci crediamo, ma c'è la follia dell'essere anche, no? Qual è la follia del... dov'è l'eccesso nella follia dell'essere? Nel voler essere quello che si vuole essere, a prescindere dal poterlo o no. Oggi, per esempio, questa follia è una follia diffusissima, anche questa. Tutti pensano di avere il diritto di volere, di avere quello che vogliono e di essere quello che vogliono essere. Ma si può essere quello che si vuole essere a prescindere da quello che si è? Non si può. Che tipo di follia è questa? Questa qui è la follia dell'essere, non è la follia dell'avere, no? Cioè, di chi dice, io non voglio niente, sono disinteressato, basta che mi date quello che voglio. Per esempio, se voglio vivere, vivo, se voglio morire, muoio. Se voglio dire di sì a una cosa, lo dico, se voglio dire di no, non lo dico. Ecco, per esempio, l'eccesso dell'autodeterminazione oggi, l'eccesso della libertà, è una follia, è la follia della libertà. Oggi, per esempio, tutti pensano che la cosa più importante del mondo sia poter scegliere quello che si vuole. Sì, ma il problema è quello che si può, non è quello che si vuole. Il problema non è che tu non puoi essere quello che vuoi, perché sei quello che sei. E infatti il filosofo dice: sii quello che sei, non sii quello che vuoi essere. Cioè, se sei cretino e vuoi essere cretino, sei a posto. Se sei genio e vuoi essere genio, sei a posto. Se sei cretino e vuoi essere genio, sei matto. Poi che altre follie ci sono? Per esempio, voi come vi riconoscete? In quale follia?
folle di paura di solito. Di? A me rende folle la paura. Cioè, tu, il tuo eccesso. È la paura. Il tuo eccesso è la paura. Sì. Sì, sì. Per cui, non so, ma mi condiziona la vita, nel senso che tutte le persone che mi conoscono lo sanno, io ho molta paura degli insetti, di alcuni insetti, cioè degli arachnidi, e questo condiziona la mia vita, perché io mi rendo perfettamente conto, tutti mi dicono, ma che cosa vuoi, una bestiolina piccolina, ma guarda, fai le proporzioni, sembri Godzilla, eccetera. E invece io ho passato ieri mattina 3 ore a fare tutto un rituale, che è il mio rituale di spruzzaggio di un certo tipo di insetticida, che non fa male al mio gatto, perché poi non voglio che succeda nulla al mio gatto, quindi devo controllare che anche il gatto non abbia un documento, e ho dovuto spruzzare, diventa proprio un rituale, io spruzzo tutto intorno alle finestre, in alcuni angoli, eccetera, perché provo a pensare come un ragno e tento di uccidere il ragno, perché in realtà io di ragni non ne vedo da un bel po' che spruzzo insetticida come una pazza, però... E infatti che ci guardano all'esterno perché sanno è matto! Ah, no, non sa di essere matto! È matto! Ma sono matta di paura! Certo, sei matta di paura. Sono matta di paura. Perché tu non riesci a gridare l'eccesso della paura. Sì. Cioè c'è qualcosa, la paura diventa eccessiva. Bene, allora la nostra cultura, cioè supponiamo che appunto la nostra cultura lo sa questo, no? Cioè non è che non si sa, da che mondo è mondo si dice se uno è esagerato, se uno esagera va fuori. Fuori dai limiti, fuori dai confini, va fuori, d'accordo? Bene, allora la nostra cultura come reagisce a questo? Cioè qual è il rimedio al rischio della follia, cioè il rimedio all'eccesso? Noi per esempio veniamo educati all'eccesso o veniamo educati a qualcos'altro? Cioè dato che c'è il rischio dell'eccesso, noi veniamo educati a che cosa? Alla misura, all'equilibrio, alla misura. Cioè, non è che è brutto mangiare troppo, non è che è brutto scopare troppo, non è che è brutto accumulare ricchezze, è brutto accumularne tante, non è che è brutto essere poveri, è brutto essere troppo poveri. Non è che è brutto voler curare uno, è brutto accanirsi, volerlo curare troppo. Non è che è brutto abbandonare uno se a te non te ne fa un cazzo, è brutto abbandonarlo del tutto. La misura, no? La misura che in questa epoca ha raggiunto il massimo. Perché? Perché è l'epoca in cui si misura tutto, no? Allora, qual è la follia del nostro tempo? In cosa si esagera? Nel voler misurare tutto. Il cerchio è chiuso. Cioè la cultura, una cultura cerca il rimedio all'eccesso attraverso la misura e cade nell'eccesso della misura. Questo è il nostro mondo. Noi ora misuriamo tutto. Vogliamo misurare tutto, perché? Per paura di cadere nell'eccesso. Tant'è vero che ci sono filosofi che dicono no, guardate, il rischio di ammattire è un rischio positivo. Quando il rischio di ammattire non si corre, siamo già matti, cioè siamo matti nel senso che siamo già ammattiti esagerando nella misura. È chiaro? Quindi, in definitiva, la risposta alla domanda qual è il rimedio non può essere quella della nostra cultura. Il rimedio non è la misura. Il rimedio all'eccesso cos'è? Qual è? Contenere l'eccesso. Come? Contenere l'eccesso. Contenere l'eccesso è precisamente lo scopo della misura. Tu perché misuri? Così prevedi che sarà eccessivo, quanto sarà eccessivo e lo eviti. Ecco, per esempio, se tu misuri la depressione di uno, puoi prevenire che aumenti tanto fino a suicidarsi, cioè fino ad ammattire e uccidersi. Chiaro? Ma
abbiamo visto che quello mette capo a un'altra follia. Allora qual è il rimedio dell'eccesso rispetto all'eccesso? Buon senso. Buon senso. Il buon senso, diceva Cartesio, è quella cosa che il buon Dio ha distribuito equamente tra tutti. Di nuovo la misura. Infatti buon senso è la cosa più misurata che esiste al mondo. Perché se uno ne ha troppo, non ha buon senso. Uno che ha troppo buon senso non ha senso. La misura dalla misura. Il buon senso è precisamente la cosa più misurata che esiste al mondo. No. Ci vuole misura nella misura. Ma ci vuole misura nella misura? Ma attraverso cosa si può avere misura? Come si può avere misura nella misura? Allora il problema è il rischio dell'eccesso, bisogna correrlo, ma non bisogna arrivarci. Cioè, tu il rischio dell'eccesso lo devi correre, perché sennò non vivi. Tu, va bene, io voglio questo, che cavolo volete? Questo voglio, è già impossibile. D'accordo, è impossibile, ma lo voglio. D'accordo, ma lo vuoi sul serio? Se è impossibile. Dici sì, lo voglio, ma rinuncio ad averlo. Che vuol dire? Vuol dire che sono eccessivo nel volere, però mi fermo a un certo punto. Cioè, la follia, il rimedio alla follia è il rischio della follia. La follia va rischiata senza cercando di non caderci. È possibile? Perché è l'unica possibilità che abbiamo, perché altrimenti se tu la follia non la rischi, se tu non la rischi, cadi nella follia della misura, perché misuri tutto. Se la rischi e poi il rischio si materializza e diventi folle, sei uscito fuori, d'accordo? Allora cosa ti resta? Ti resta cercare di stare nel rischio della follia. Cioè tu sii eccessivo, ma sappilo che sei eccessivo, e resta eccessivo senza seguire l'eccesso. Ma resta eccessivo però. In quale manifestazione dell'uomo si manifesta questa possibilità? Qual è? Un gioco d'azzardo. Nel gioco d'azzardo che succede? Uno si è superato il livello, diventa folle perché si ammala anche. Certo, ma il gioco d'azzardo però non riescono a fermarsi questi. Perché superano. Quindi non è nel gioco d'azzardo che. Il gioco d'azzardo è precisamente una di quelle situazioni in cui non si riesce a stare solo nel rischio. Ma se uno riesce a restare. Certo, ma se uno riesce, ma non ci si riesce. Giocatore che sempre ho vinto, guarda come sono dipinto. No, non ci riesce il giocatore. Il giocatore per definizione è quello che non ci riesce. No. Cioè la follia del giocatore sta proprio in questo. C'è un bellissimo libro di Dostoevsky, se qualcuno. Gioco all'alba. Eh? No, non è Dostoevsky, è Gioco all'alba. È un altro. No, Gioco all'alba non è Dostoevsky. No, non è di Dostoevsky, è di Dostoevsky. Non era il giocatore che lo sentito quello di Dostoevsky. Vabbè, ad ogni modo. Qual è l'aspetto dell'umanità nel quale l'umano è eccessivo? Rischia la follia senza diventare matto? L'amore. Ma io direi l'amore. La speranza. L'amore, anche nell'amore. La speranza. Sì, la speranza si avvicina di più. La speranza si avvicina di più. Il desiderio. Il desiderio, bravo, il desiderio. Il desiderio. Uno può desiderare quello che vuole, ma può avere quello che può. Uno si può permettere tutti gli eccessi che vuole nel desiderio, d'accordo? Dici io desidero Dio, desidero che Dio si presenti qua e fulmini i cattivi e benedica i buoni, no? Ma se pretendo che si presenti davvero, sono matto. Giusto. Posso però continuare a desiderarlo che si presenti. Cioè dove l'uomo è possibile che sia eccessivo
rischiando la follia, senza però diventare folle, è appunto nel desiderio, è la dinamica del desiderio. O la fantasia. La fantasia è il tentativo di procurarsi in fantasia quello che non si ha nella realtà. Tant'è vero che la fantasia spesso è folle, no? Cioè la fantasia è più verso, già siamo andati oltre il rischio, no? Perché è meno concreto. Siamo andati oltre il rischio. È il desiderio, è la dimensione del desiderio, no? Il che fa apparire che cosa? La possibilità di uscire da quel dilemma. O se non si rischia di diventare matti, bisogna misurare tutto, cioè bisogna controllare tutto e non si vive. Guardate che quando riusciremo a controllare tutto non vivremo più, ma se ci riescono, se continuano così e controllano ancora, quando riescono a controllare tutto non vivremo più, no? Addirittura ci sarà chi desidererà, chi si sottrarrà alle misure in modo da poter vivere, almeno dice non mi faccio, già c'è qualcuno che dice non mi faccio più gli esami clinici perché se no non c'è manco il piacere più di ammalarsi. E che cavolo, ce lo so già da prima, che cavolo di vita è, no? Cioè so tutto prima, no? A parte che non è possibile, ma se fosse possibile, quello che l'effetto che avrebbe togliere l'eccesso sarebbe quello di eliminare che cosa? Il fatto che il nostro procedere verso la perfezione. Bene, ma se tutto questo è vero, come si traduce questo nella nostra domanda che era la base dell'incontro di questa sera? Cioè, come si può convivere con un matto, fosse pure se stessi, fosse pure la parte di sé eccessiva, cioè la parte di sé... Guardate, se uno convive con un matto, si vede che la parte di sé eccessiva è diventata già follia, eh? Chiaro? Vuol dire questo. Cioè, non vuol dire che tu c'hai delle parti di te che ti spingono, cioè il desiderio, il desiderio di tutto, tutti gli uomini, tutte le donne, tutte le ricchezze, tutto. È già avvenuto, ma comunque, supponiamo adesso di incontrare un matto, cioè uno, cioè per cui il rischio della follia, cioè che quello quando ha pensato che gli sarebbe piaciuto essere la Madonna, no? Ha pensato anche che voleva proprio esserlo la Madonna, e siccome non c'era altra possibilità per essere la Madonna che sentirsi la Madonna, si è convinto di essere la Madonna, no? Supponiamo di incontrare uno così, oppure di incontrare uno che è convinto di essere Napoleone, così come quello c'era uno, un nostro governante di qualche tempo fa, che era convinto di essere Cesare Borgia, mentre quello da attuale è convinto di essere Lucrezia Borgia. C'è solo sempre Borgia. Come? Sempre Borgia. Sempre Borgia, il fratello e la sorella. Infatti sono solo fratello e sorella, no? Ecco, per esempio, questi due sono passati dall'altra parte o solo corrono il rischio? E se le incontriamo, come facciamo a trattare con loro, supponendo che appartengono a quella categoria? No, intanto vediamo, appartengono alla categoria di quelli che hanno già passato il fosso o rischiano? Secondo me l'hanno già passato il fosso. Hanno già passato, dici? Su questo no. Non ho tutta questa certezza. Perché dice così? Perché ecco, per esempio, Renzi, dalla certezza, tanto per non fare nomi, sì, Renzi l'ha già passato il fosso oppure
Oppure è ancora eccessivo nel senso del desiderio? Cioè, è già matto? Oppure... Per me è già matto. Per voi è già matto, ma come fate a essere così sicuri? No, ma cioè, diciamo perché, solo... perché io non sono così sicuro. Come fate a essere così sicuri? Secondo me lui invece è al limite. È una figura di quelli che sta sempre lì, sul, è sul punto di, e riesce sempre a fare una cosa che glielo impedisce. Cioè, da cosa si vedrebbe? È quando la responsabilità delle vite di tante persone, cioè sono... Però lui dice cambieremo l'Italia. Cambieremo. Se dicesse abbiamo già cambiato l'Italia sarebbe già matto. No. Cambieremo. Cambieremo, c'è cioè... un... Quasi tutti dicono che hanno cambiato. Quasi No, questo dice cambieremo. Stai attento. Questo non dice abbiamo cambiato, questo dice cambieremo. Tanto è vero che rinvia sempre, prima tre mesi, poi mille giorni, adesso dopo le elezioni altri 4 anni. No, cioè finché è così non è matto quello. No. Fa diventare gli altri. Come? Fa diventare gli altri. No, perché fa diventare gli altri? Attenzione, se gli altri non ce lo sanno gestire. Allora, il nostro problema è appunto quello. Come facciamo a gestirceli? Cioè, come facciamo a far sì... Perché che vuol dire? Uno può assistere in diretta al fatto che uno da eccessivo diventa matto. Cioè, uno che rischia di diventare matto, poi davanti ai tuoi occhi può diventarlo, no? Ecco, per esempio, uno che è sempre lì che dice che ce l'hanno tutti con lui, quando era bambino diceva che gli insegnanti ce l'avevano con lui, e poi da grande dice che i genitori c'erano con lui, e poi il datore di lavoro c'era con lui, c'era con lei, così eccetera. Quello lì è sempre sul punto di diventare paranoico, no? Poi a un certo punto magari tac, passa dall'altra parte e lo diventa, ed è alla fine è convinto, è vero, no, non ha il sospetto che tutti ce l'abbiano con lui, dice forse il mio insegnante, no, tutti ce l'hanno con me, quando è così quella gente è diventato matto. Ma come facciamo a evitarlo che ci arrivi? Perché la prima cosa da fare nei confronti del matto è di prevenire la sua follia, no? Ecco, per esempio, nel caso di un governante, come facciamo? Quello, secondo me, rischia, ma rischia e la responsabilità è nostra, sicuro. Se noi non ci sappiamo comportare nei confronti di uno che rischia di andare matto, quello lo diventa. Se ci sappiamo comportare, può non diventarlo. Se poi lo è già diventato, come facciamo a farlo tornare indietro? È possibile che uno da matto guarisca? Cioè, dalla Madonna diventi di nuovo una persona normale, o da Napoleone diventi di nuovo un travè. Cioè, guardate che dipende da noi, perché noi, come dire, spessissimo noi assistiamo al passaggio dall'eccesso cioè dal rischio della follia, perché l'eccesso è un rischio, dall'eccesso alla follia. Ecco, per esempio, come facciamo a fare in modo che un governante che è proprio, che ha un grande consenso, perché proprio rappresenta sia quello di prima che questo di adesso, per versi diversi, ma era così, rappresenta i desideri di tutti. C'è uno che è eccessivo lì, in realtà rappresenta i desideri di tutti. Dopo un po', infatti, tutti si identificano. Bene, ecco, per esempio, questo identificarsi con uno che ha un eccesso è una cosa buona? Aiuta nel rapportarsi con un matto o no? Con un matto o con uno che rischia di diventare matto. Cioè, vi è mai capitato voi di avere a che fare con una persona talmente eccessiva che rischia tutti i giorni di passare dall'altra parte? Come, per esempio, con un ossessivo gravissimo. Certe volte uno ha la zia o la mamma o la nonna che è ossessiva. Certo. Uno che parla, 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 parla.
Cioè, lei dice, ai matti bisogna dare ragione. Cioè, questo dice già, uno ascolta, si mette lì, vabbè, lasciatelo parlare. No, che parli, lui parla e lui si sente. Certo, è una buona tecnica. È una buona tecnica. Io non riuscirei. No, lei non ci riesce con se stessa, non ci riesce? No, parlo anche con gli altri matti che mi stanno intorno. Matti, mi viene sempre un po' di interferire, cercare di dare contatto. Per esempio nel campo della psichiatria o della psicopatologia, ogni tanto c'è qualcuno che pensa di poterli guarire i matti, no? C'era un grande clinico, Gaetano Benedetti, il quale era uno che, quando io ero appena laureato in medicina, mi occupavo di follia, no? E abbiamo fatto i primi gruppi appartamento per matti, così eccetera. E io andavo lì insieme ad altri, come medico, come psicologo, per seguire queste persone. A un certo punto è scoppiata una rissa, cioè l'eccesso di aggressività è diventato tale che è scoppiata una rissa e praticamente tutti sono diventati di un'aggressività spaventosa, compresi i psichiatri, no? tutti si sono menati in un modo terrificante, no? Io in quel momento ho deciso che non dovevo più occupare dei matti, mi sono ritirato. Io se non sono un pochino sani non li voglio. Se sono proprio matti, andate dall'altra parte, no, non ne voglio sapere. E quelli che li curano, gli psichiatri, come fanno, che fanno oggi? Ci sanno fare coi matti, ci parlano, secondo voi? Gli danno un colpo in testa. Ci hanno la psicofarmacologia, cioè il colpo in testa chimico, praticamente. Cioè li controllano, circa, così, detto grosso modo, poi ci sono tipi di controllo più raffinati, meno raffinati, però certamente è un controllo, no? D'accordo? Ma l'avete mai visto uno che torna indietro? Per fortuna ce ne sono tanti che tornano indietro, perché mai, quasi mai nessuno è matto tutto il tempo. Cioè la follia è a corrente alternata, la maggior parte delle follie sono alternanti, non sono continue, no? E allora sembra che ogni tanto si sta meglio e poi boom, si cade un'altra volta, eccetera. Però il problema fondamentale qual è? È cercare, di fronte all'eccesso, di fare in modo che quell'eccesso non diventi follia, che resti eccesso ma che non diventi follia, perché le persone che hanno un eccesso sono più vive di quelle che non hanno nessun eccesso. Per esempio, un esempio di questo qual è? La passione. Noi tutti ammiriamo quelli che hanno una passione, ma la passione è semplicemente un eccesso, no? Che certe volte, se non stiamo attenti, gli sa dove il cavolo ci porta, no? Cioè, come tutti gli eccessi, d'accordo? Allora, il problema qual è? Il problema è che noi dovremmo cercare di capire come stare con un matto, oppure come stare con uno che rischia di diventare matto, perché la maggior parte di noi siamo un pochino matti, nel senso che rischiamo, abbiamo degli eccessi e rischiamo di diventare matti. La maggior parte di noi siamo così, non siamo proprio matti, d'accordo? Come si fa per evitare di diventare proprio matti? Perché nel momento in cui uno è diventato proprio matto, nessuno sa come farlo tornare indietro. Quello ha varcato una soglia, è andato oltre un certo limite, lì
ancora brancoliamo nel buio. Invece c'è un qualcosa che possiamo fare per fare in modo che quell'eccesso che ci appartiene e appartiene a tutti non resti un rischio e non si materializzi come rischio. Come si può fare secondo voi? Qual è il... Pensateci. Prego. A me viene in mente la capacità di poter essere testimoni di quello che si sta, per esempio, desiderando in modo eccessivo, quindi esplorare la follia di ognuno di noi per poter riconoscere e poterla anche scegliere in quale momento tirarla fuori oppure rientrare dentro. Quindi un po' la consapevolezza, cioè affinare un po' la capacità di essere consapevoli di questa follia. Certo, questa è la follia dell'autocoscienza. Cioè, anche quello è un eccesso. Controllo. Non si, in realtà qualche volta si può fare, ma non è che può essere un rimedio quello, perché tutti quelli che cercano di fare, cioè quello è, come dire, il rimedio alla follia dato dalla razionalità, appunto la misura, la consapevolezza, il sapere da dove deriva, in modo da poter controllare. C'è un'illusione, c'è un eccesso in quello, no? Anche se è una ideologia proprio del nostro tempo, no? Ma quello, come dire, si potrebbe dire che è una parte di quella impostazione della nostra cultura che è quella della misura, perché in definitiva è come dire, noi abbiamo una mente, una coscienza che l'eccesso lo può contenere, lo può comprendere, perché comprendere vuol dire quello, vuol dire che lo può contenere, lo può pensare, se lo può elaborare e così via, no? Ecco, per esempio, che vuol dire capire, a cosa può servire capire il fatto che uno si sente ossessionato dagli altri e gli altri gli fanno una paura boia, lei che ha la paura. Se sono gli altri o sono i ragni, che cosa può voler dire che tu aiuti quello lì aiutandolo a capire? Ecco, per esempio, tu puoi essere aiutata aiutandoti a capire. A cosa è dovuto? Sì, sì. Tu poi l'hai fatto con me, nel senso che io ho capito che il mio problema era la paura e non i ragni. Cioè, i ragni continuano a farmi una paura mostruosa. Ma la paura... Però tutte le volte che io... Ma tu quella scenetta che hai descritto però continui a farla. No, certo, sì, però la faccio. Però ti dico, la faccio soltanto più una volta al mese. Certo! La certo. faccio, cioè nel senso certo, che gestisco certo. il mio eccesso. Certo, quindi in parte è possibile quello, sì. no? Ma non risolve il problema. No, se per caso c'è un momento della tua vita in cui tu sei più insicura, tutta quella cosa là non ti serve. Non ti serve a niente, cioè non è anche perché tu che spiccano se non ci sono i ragni. Come? No, sì, però mentre prima entravo in casa terrorizzata, per cui ogni ombra, ogni cosa che vedevo mi faceva una paura incredibile, adesso invece ho, non so come spiegare, attraverso il mio rituale e attraverso tutta una serie di cose io mi sono protetta. In un certo senso forse io ho sostituito all'eccesso della paura, o almeno ogni tanto riesco a sostituire all'eccesso della paura il pensiero magico. E questo è stato. Cioè, praticamente per gestire la paura sei impazzita. Sì. No, perché questo è molto interessante, perché certe volte certe follie sono tentativi di guarire. Ce ne sono tanti, cioè certuni. Ecco, per esempio, se tu sei ossessionato dagli altri, che gli altri ti invadono, ti rompono, ti perseguitano, così eccetera, puoi avere la tentazione di mollare e di passare dall'altra parte, di essere convinto che è così, e così ti metti tranquillo. Cioè sei matto, punto, e hai risolto il problema. Ma secondo me ci sono due strategie, sono alle volte invertire la teoria del male minore ma invece scegliere il male peggiore, cioè io una delle cose che mi fa spruzzare meno l'insetticida in giro per casa è che
più dei ragni mi fa paura far male a un gatto. Quindi la paura di una paura più grande limita la paura che mi ho sentito. Bravissimo, siamo già sulla strada giusta. Siamo già sulla strada giusta. Cioè, che cosa fare? Allora, per stare con un matto bisogna essere più matti di lui. Questo è la conclusione di tutto il nostro discorso, è quella, cioè che per fare in modo che uno, che l'eccesso di una persona non diventi follia, ci vuole un altro eccesso di natura superiore, cioè un eccesso in grado di includerlo, altrimenti non è possibile. Cioè, se tu incontri uno che ha, pensa di essere perseguitato da tutti, chi ci può parlare con quello? Solo chi pensa che la persecuzione è all'origine del mondo. L'unico che ci può parlare è quello lì. E cosa si dicono? E come? E cosa si dicono? Come cosa si dicono? Si capiscono, eh? Si capiscono perfettamente, non solo, ma non c'è più bisogno di, di pensare che se ti perseguitano è una cosa negativa. È così, è quello che è. Cioè, il problema è che tu hai bisogno di confrontarti, quando hai un eccesso, con qualcuno che pensa a qualcosa di più eccessivo, in modo tale che ti confronti con, con quello che ti limita. Questo è il punto. Certo. Quello che ti limita, che cos'è? Cioè, perché il rischio della follia sta nel fatto che quella cosa là non incontra il limite e si passa dall'altra parte. Chiaro com'è il punto? Il che sembra un paradosso, ma è il paradosso della vita quotidiana. Chi è in grado di stare con un matto? Un altro matto. Ma tra di loro i matti spesso litigano. Come si spiega? Eh sì, i matti spesso litigano tra di loro, si odiano. Nessuno, io una volta avevo una signora che era una mia ex paziente, che a un certo punto poi veniva a casa mia a fare pulizie quando è guarita, che nel mio palazzo c'era un altro matto, quando si incontravano facevano scintille. A parte che si riconoscevano immediatamente, no? E poi erano due follie incompatibili. Cioè, il problema è che due che sono già diventati matti sono ingestibili, perché sennò c'è fuori. Il punto è che tu devi fare in modo che quell'eccesso non diventi follia. Perché l'eccesso non diventi follia è necessario. Che cosa vuol dire dal punto di vista mentale l'eccesso? L'eccesso dal punto di vista mentale significa pensare qualcosa che non può essere pensato. No. Cosa vuol dire pensare che tutti mi perseguitano? Scusate, che tutti mi perseguitano non è possibile. No. Cosa vuol dire pensare che una cosa non deve succedere o non doveva succedere quando è già avvenuta? Vuol dire che è una cosa che non... cioè, io la penso, ma è un pensiero impossibile. È un pensiero, cioè, che non ci sta nella testa. D'accordo? Bene. Perché questo non passi dall'altra parte, cioè perché non mette in crisi tutta la testa, per cui uno diventa matto, è necessario rendersi conto che stai pensando qualcosa che non può essere pensato. E come te ne rendi conto? Te ne rendi conto guardando un altro che ha una cosa più grande di te che non può essere pensata. No. Al limite, quello che vuol dire essere eccessivi senza diventare mai matti, vuol dire pensare l'infinito. Cioè vuol dire pensare precisamente la cosa più impensabile del mondo. Quella cosa che in testa non ci sta, l'idea dell'infinito in testa non ci sta. Allora, se uno pensa l'idea dell'infinito, qualunque eccesso è meno eccessivo di quello. Quello è l'eccesso per eccellenza. Solo un eccesso più grande può contenere un eccesso più piccolo. Quell'altro lo vede il suo limite e non oltrepassa e non va dall'altra parte.
Il che nell'esperienza quotidiana in cosa consiste? Consiste nel fatto, chi sono quelli che sanno parlare coi matti? Chi sono quelli che coi matti ci stanno e li aiutano a non passare il guado, ad andare dall'altra parte? Quelli che hanno studiato sempre la materia. Quelli che hanno una, la possibilità di presentare a quell'altro un eccesso superiore a quell'altro. I religiosi? Certo, in modo tale che gli facciano vedere il limite. I due poli, quando dicono che i due poli vanno d'accordo, mi esempio. Io e mio marito eravamo, cioè adesso non c'è più, lui non avrebbe fatto mezzo centesimo di debiti. Io ero una che ho vissuto con i debiti, perché secondo me se non fai i debiti non avrai mai quel tanto per fare. Certo. Allora, insieme ci e qual era l'eccesso, esatto, più eccessivo? I due eccessi, però qual era l'eccesso più eccessivo? Però tutti e due, uno ha calmato l'altro, cioè io ho spronato lui e lui ha calmato me, e in questo caso noi siamo andati sempre d'accordo, abbiamo fatto i debiti nella misura giusta, lui si è convinto che se non si fa qualche debito... Dice, ma questo però è un'altra situazione, questo, ecco, questo è, sono gli eccessi complementari. No, però, questa è un'altra situazione ancora, è giusto, è un bel esempio. È un bel esempio, però sono eccessi complementari, non è quello che dicevamo prima. Sì, ecco. Cioè, questo è un'altra cosa, è un altro modo. Se avessi trovato uno che anche lui, certo, faceva debito, avremmo superato tutto. Certamente. Il problema è, appunto, nel mondo di oggi, per esempio, è successo questo. Gli americani hanno fatto troppi debiti, noi invece di risparmiare li abbiamo seguiti, ci siamo rovinati. Loro nel frattempo hanno ricominciato a fare debiti e ci hanno fottuto, perché tutto è cominciato quando hanno fatto debiti. Loro hanno fatto debiti, noi abbiamo pensato che bello, facciamo debiti anche noi, ci siamo andati dietro, a questo punto le banche hanno voluto che rientrassimo, no? Ma ad ogni modo, quello che l'esempio che fa lei è l'esempio di due eccessi complementari che si compensano. Per esempio, bisognerebbe sempre che uno più maniacale stesse con uno più depresso, e che uno più depresso stesse con uno più maniacale, no? Cioè che uno che rischia l'eccesso dell'umore basso stesse sempre con uno che rischia l'eccesso dell'allegria costante, no? Se quei due stanno insieme, ma però il problema è che non ci deve essere tanto eccesso. Cioè, sono complementari, vuol dire che si devono cercare, aiutano a vicenda, si sostengono a vicenda. E allora i matti? Stare con un matto. Scusa. Dì. Nell'esempio che faceva la signora, allora la signora ha capito bene quello che tu hai detto. Non sto dicendo che la signora è matta, per l'amor di Dio. Cioè, questo eccesso nel debito, no? Non è diventata matta grazie al marito. No. Allora, la logica dell'eccesso della comunicazione, cioè del non superare il limite perché incontri un eccesso più grande che ti include. In quell'esempio lì poteva essere, se la signora incontrava una persona che, so, lei come era propensa a fare debiti fino a 10, no? Per una persona che poteva fare debiti all'infinito? Certo, come cioè, la possibilità che lei potesse vedere il limite e non superarlo, poteva essere quello. Sì, ma però il più delle volte è un altro tipo di eccesso che ci vuole, non è un fatto quantitativo. Ci vuole un altro tipo. No, vabbè, ho detto quantitativo per farmi capire. No, tu hai ragione, però non in termini quantitativi, ma per farmi capire nell'esempio. Sì, no, ma c'è cioè, una persona che avesse un limite ancora più elevato nella propensione a fare debiti. È possibile, ma lì però il problema è che se non è un altro tipo di eccesso, tu è come quando uno può dire "Ma cosa vuoi che sia se ho perso 3 case? Quello ne ha persi 5, continuo". No.
se è lo stesso tipo di eccesso, ti può anche stimolare, perché ti fa vedere il limite del tuo eccesso, ma non dal punto di vista positivo, ma dal punto di vista negativo, cioè che tu ancora ne puoi fare, no? Okay. D'accordo? Se è lo stesso tipo di eccesso, oppure può essere il contrario, quello che dice, ah, dice sì, ho paura di poter arrivare lì a, quella, a quell'eccesso di quell'altro, no? Però non è così sicuro che avverrà quella cosa lì, mentre è più probabile se si tratta di un altro tipo di eccesso. Allora però il problema è come si comunica da eccessivi, no? Cioè la domanda che adesso sorge da farsi è appunto, va bene, tu incontri un eccesso più ampio del tuo, no? Ed è quello che ti consente di vedere il limite del tuo eccesso e di non attraversarlo, d'accordo? Ma come lo capisci? Cioè sì, quando si incontrano gli eccessi, come comunicano? Cioè comunicano? Possono? È facile? È difficile? Come comunicano gli eccessi? Ecco, per esempio, l'eccesso di sull'avere può comunicare con un eccesso sull'essere? Cioè, secondo me possono comunicare se c'è un terzo eccesso, per esempio l'eccesso sull'ignoranza, l'eccesso sul non sapere, no? Ecco, per esempio, uno che si vuole arricchire e ha l'eccesso dell'avere, no? E rischia di impazzire perché non gli basta mai, no? E incontra uno che ha l'eccesso dell'essere e gli prospetta sempre che i soldi non servono a niente, che invece quello che conta è essere qualcuno, valere in un certo modo, così eccetera. Come fanno a capirsi questi due? Appartengono a due mondi diversi, ecco un altro aspetto della follia, no? Quello che diceva, per esempio, noi, ognuno di noi appartiene a un suo mondo, è un altro senso del perché noi un po' matti siamo tutti, perché tutti, io sono fuori dal suo mondo e lui è fuori dal mio, anche se non sono fuori dal mondo comune, che parlo la stessa lingua, così eccetera, però rispetto a lui c'ho un mondo mio interiore, per cui per esempio alle stesse parole do tutto un altro senso, posso dare tutto un altro senso, ed è la ragione per cui per esempio le persone non si capiscono tra di loro, o si capiscono fino a un certo punto, no? Cioè c'è un aspetto di incomunicabilità e di follia anche a prescindere dagli eccessi, no? Perché ciascuno è dentro il suo mondo e fuori dal mondo degli altri. Questo è un altro aspetto abbastanza importante della questione, no? Per cui per esempio a te, se uno appartiene a un altro mondo e funziona con un'altra logica e ha un altro linguaggio e altri riferimenti, ti può sembrare strano. Certe volte tu dici è matto. Certe volte quelli che non appartengono al tuo mondo ti sembrano matti. E quegli altri, a loro volta, pensano che il matto sia tu. Ma chi è matto? Tutti e due. Prego. Tutti e due. Tutti e due, certo, sono tutti e due matti. Sono tutti e due matti. Il problema è quando vogliono totalizzare il loro mondo, cioè quando pensano che fuori non c'è altro che cose simili alle proprie, e cadono in un eccesso. Va bene, ma la vostra esperienza dov'è? Cioè voi, la vita quotidiana, cioè lei ci ha raccontato. Se viene la signorina a casa mia, trova, io le faccio anche un invito formale, trova dei deliziosi piattini da tè con rose inglesi nel bagno per dar da bere ai ragni,
perché i rani scivolano per bere lungo il lavandino, il bidet, e quindi da 3 anni insegnato una signora francese, no, vero, l'ho visto a casa di una signora che ho conosciuto molti anni fa in vacanza, una signora francese, io le chiedo perché, le chiesi, ma anche garbatamente, come mai aveva questi piattini da tè sul pavimento del bagno, insomma, e mi disse, no, per i ragni, perché appunto se no muoiono, e quindi se la signorina, no, viene e poi inciampa i piattini da tè, mi rompe i piattini, non mi fa per i ragni, e spruzza il DDT, io la uccido col DDT, e quindi ecco, quella è proprio un'incomunicabilità, insomma, no? Chi è più matta delle due? Cioè, totalmente la collettività che regale io, perché però ci fuggono, no? Spruzzare così. No, ma secondo me nessuno delle due però matta. Però è un altro mondo, proprio. Sì, ma... Sono due mondi. Sono un altro mondo dove io allevo le lumache che tutti gli altri proprietari vogliono uccidere, io do l'insalata, al riparo per l'inverno e quant'altro, non so, però è Sì, ma però in un certo senso forse davvero il... quel rischiare l'eccesso, ma non superare l'eccesso, fa sì che io so che i ragni bevono a casa sua, vuol dire che si sentono contenta, però tutti là, cioè, se non avesse paura gli porterebbe anche i suoi. No, ecco, magari che... Cioè, lei sta male, io no, quello è... Cioè, se fossi completamente folle sarei terrorizzata. No, tu saresti male a casa sua. Ah sì, malissimo. A casa sua saresti male. No, sì, litigherei. Cioè, e lei sarebbe male a casa tua. Romperei il rapporto, però io a casa mia sono felice, sto bene. Certo, quindi, come dire, una delle situazioni, una delle cose importanti della vita per non diventare matti è separarsi. Ci siamo non siamo obbligati per forza. Io sto a casa mia e vado a bere i ragni. Io sto a casa mia e uccido, o li invito gentilmente. Però mica così, perché poi io mi metto a fare le crociate contro quelli che a casa loro uccidono i ragni. Cioè non è che sto a casa mia. E chiaramente dopo si muove tutto. Certo, allora. Questo però è un altro problema, sì, ancora. Sì. Cioè il problema di quando appunto uno totalizza una sua modalità, no? E c'è un altro che ne totalizza una opposta. Come fanno a convivere quelli nello stesso spazio vitale? Siamo al tema, come si fa a vivere con i matti? Certo, il tema è quello. Cioè come fai a vivere nel tuo spazio vitale? Quando nello stesso spazio vitale ci sono delle persone che fanno cose da matti, che per te sono cose da matti. Per te, certo. Ci vuole un mondo grande dove ci sia spazio per tutti. Poi bisogna abolire le crociate, però. Io la scoperto. No, abolire le crociate. È chiaro che se tu poi vuoi farle convivere, quelle due si uccidono. Tu, cioè, bisogna separarle, no? Come quando San Francesco... Allora sono separate, però la signora diceva che però cioè, fa la crociata contro, nella fattispecie, argomenti neutri e altri che invece... Sì, ma però se lei però facendo la crociata incontra quelli che fanno la crociata contro quelli come lei. Sì. Attenzione, non è che la crociata è a senso... Cioè appunto allora il problema è, ecco per esempio, non è che la guerra nel mondo sia proprio il risultato di questo, del fatto che le persone vivono un eccesso, lo totalizzano, diventano matti e dopo gli altri se ne accorgono e ci sono dei matti che vogliono conquistare il mondo, cioè sono matti. La pace sarebbe, appunto, che si rispettassero nel loro eccesso. Ecco, per esempio, come fanno a potersi rispettare uno che i ragni li uccide, ha bisogno di ucciderli, è quello che ha bisogno di dissetarli? Come fanno? Cioè, allora, c'è posto per entrambi nel mondo? Quello che li uccide dice di sì, quello che li ha... dice di no. Quello dice di no. È chiaro. E quindi? E quindi chi è più matto? Vabbè. No, aspetta un attimo. No, perché il più matto è quello che totalizza di più. Ma
È un mediatore? C'è un'uccisione però qua, no? Perché il, se lei mi rispetta il mio mondo, nessuno muore. Ma se io rispetto il suo, qualcuno muore. Allora ci certo, siamo, certo, no? Certo, certo, però se nel mondo togliamo i ragni e mettiamo, non so, i migranti. Sì, ma nel mondo ci fossero solo quelle due categorie. No, ce ne sono molte. Il problema sarebbe irrisolvibile. Per fortuna nel mondo c'è anche un'altra categoria, i mediatori, che sono com'è, che dicevi? Un mediatore. Tipo, per esempio, uno poteva basterebbe dire alla a Noela che visto che c'è tanto quei ragni, che la cosa peggiore sarebbe quella di darli a lei, quindi impara a catturarli, poi dopo li porta a lei. E in quel modo lì potrebbe trovare un modo per convivere. Noi vogliamo un mondo così pieno di ragni, però. No, ma diciamo che hai tenuto da lei. Guarda, mi hai detto del. No, ma lei chiama l'altra, quell'altra. Se li va a prendere. Va a prendere, se li porta a casa tua. Allora, io devo dire che, appunto, a questo esempio qua, io ho una sorella che salva qualsiasi essere vivente, ma tollerato per una vita, quindi sopporta davvero di tutto. E mia sorella è una mediatrice, perché mia sorella sposta, accompagna i ragni fuori da casa mia con la scopa. E lei ha imparato di non dirmelo, nel senso che lei vede il ragno, sposta il ragno sparisce, lei non mi dice l'ho ucciso, ma mi fa intendere che quel ragno ha fatto una brutta fine, così io sono tranquilla. In realtà quel ragno è stato dolcemente e comodamente accomodato su una pianta fuori da casa mia, che, quindi questa è un'altra possibilità, sì. Cioè questo è il mediatore secondo me, che dice tra i due. Mi scambiate i nomi dopo. Lei ce l'ha già il mio. No, ma secondo me, invece tu prima tirami fuori un altro aspetto, è che quando tu vivi con qualcuno che totalizza una posizione, e secondo me il rischio che si corre col vivere, io ho avuto un amico molto matto che era schizofrenico e quindi ho fatto un po' di esperienza di questo, e in un certo senso totalizzavamo tutte e due, perché il mio intento, come l'intento di tutta la sua famiglia e di molti amici, era quello di farlo star bene e quindi di convincerlo che era matto, così lui avrebbe capito che era matto, si sarebbe curato, vedi, leggi, farmaci, e sarebbe stato meglio. Il suo invece modo di totalizzare era convincere noi che vivevamo in un mondo in cui tutti ti leggevano il pensiero, ti privavano della libertà, ti perseguitavano, e la sua era una missione totalizzante, perché lui salvava se stesso, ma salvava noi anche. Lì era davvero molto difficile, cioè, perché lui purtroppo l'eccesso l'aveva già superato, non aveva trovato un eccesso altrettanto grande che lo contenesse, ed era incontenibile. Mi rendo anche conto che forse, parlando questa sera, noi in realtà mettevamo in moto un meccanismo, cioè noi usavamo invece che un eccesso complementare, un eccesso che funzionava come la benzina sul fuoco. Certo, perché quello vuol dire voler dire a un matto che si deve far curare, vuol dire non rispettarlo. A un matto non glielo devi dire che si deve far curare, no? Cioè devi trovare il modo per dire che c'è posto nel mondo anche per lui. Cioè, devi trovare una totalità maggiore della sua, più ampia, in modo che lui si senta che c'è posto anche per lui. Questo fatto di voler curare i matti è un paradosso, è un grande paradosso, no? Cioè l'idea, infatti, tutta uno dei punti di maggiore crisi della medicina è la psichiatria. La psichiatria è di un'impotenza totale, no? Al massimo li controlliamo. Ma perché? Ma perché vogliamo fare una cosa impossibile? La psichiatria è precisamente l'eccesso opposto alla follia. Cioè, è altrettanto folle voler curare un matto che essere matti. È uguale. È l'altra faccia della stessa medaglia. Perché un matto non si può curare. Un matto gli va trovato un posto, no? Tant'è vero che, per esempio, cioè, come dire, nelle società arcaiche, quando il matto era considerato l'espressione del sacro che si manifestava nel mondo, il matto aveva il suo posto nel mondo, no? Io mi ricordo quando ero ragazzo io in Sicilia, c'era uno che ogni tanto usciva con una clava, era un matto e girava, ma nessuno si sognava di dire lo dobbiamo imprigionare, lo dobbiamo uccidere, gli dobbiamo fare così, eccetera. Si portavano via i bambini e poi si aspettava che si sfogasse. E dice, poverino, è così, che
c'è da fare? Cioè veniva, in qualche modo, gli veniva trovato un posto nella società. Oggi invece li vogliamo curare. Cioè, da questo punto di vista, la scienza, appunto, vorrebbe... Che significa essere matti? Che vuol dire? Essere matti significa che ci sono alcuni per cui non significa niente un cazzo. Essere matti vuol dire quello. Essere matti vuol dire che c'è la sragione. Che se tu applichi i criteri della ragione alla sragione, sragioni. Non puoi applicare i criteri della ragione alla sragione. No. Allora, il punto è molto simile la situazione a quella, alla situazione delle belve feroci. No. Allora, le belve feroci, ora abbiamo le storie dell'orso lì che hanno abbattuto, perché uno si è avvicinato e l'orso ha fatto il suo mestiere, ha dato una zampata. Dice adesso è pericoloso, l'orso è pericoloso. L'orso è pericoloso, se l'orso non è pericoloso, le belve feroci sono pericolose. Da che mondo è mondo, sono pericolose. Fanno il loro mestiere e dici di belve è pericoloso. Dici sai è pericoloso, il matto fa il suo mestiere di matto. È matto. No, cioè è uno che è andato fuori, l'eccesso non è stato limitato, appunto, ha superato il limite ed è andato fuori. Ora, appunto, l'analogia con le bestie feroci è importante da questo punto di vista. Che si fa con le bestie feroci? Si imprigionano, si controllano, si sedano, si... no? Si fa preciso come si fa con i matti, uguale, identico, non c'è nessuna differenza. L'unica differenza è che con le bestie feroci c'è una categoria di persone che nel corso della storia ha cercato di trattarlo in un altro modo, e sono i santi. Da che mondo in mondo i santi sanno come fare con le bestie feroci, no? Cioè, che fanno i santi con le bestie feroci? Che fa San Francesco col lupo di Gubbio? Cioè, perché in tutte le storie di santi c'è una bestia feroce che di fronte a un santo si ammansisce, o il santo lo benedice, gli ordina di stare zitto, gli ordina di stare tranquillo, e la belva feroce sta tranquilla, addirittura si mette al servizio del santo. Per quale ragione? Cioè, perché il santo c'ha qualcosa che l'animale percepisce, sente un odore di qualcosa di particolare. Ma di odore di che cosa? Di cosa profuma il santo? Di santità. Profuma di purezza, profuma, no? Si dice il profumo di Adamo, voi lo avete sentito? Se qualcuno lo scopre fa subito un profumo. Il profumo di Adamo è il profumo che Adamo aveva nell'Eden prima della caduta. Prima della caduta nell'Eden non c'era nessun problema tra gli uomini e le bestie feroci. Uomini e bestie feroci convivevano pacificamente, e c'è da pensare che se fosse stati matti nell'Eden non ci sarebbe stato nessun problema nell'Eden, no, proprio nessuno. Cioè, nel senso, in che senso? Nel senso che c'è qualcosa che la belva o il matto può sentire, che è la santità, l'odore, il profumo della purezza. Cioè, che cosa è? È precisamente la capacità di sedare le passioni, no? E che cos'è il parlare con un matto se non la capacità di sedare una passione? Se quello ha la passione di Napoleone, tu, se ti metti di fronte al matto, e di fronte al matto sei capace di gestire la passione di uno. Se quello è la passione della Madonna, se quello è un mistico e c'ha la passione, perché non dovresti... Però qual è la caratteristica che devi avere? La caratteristica che devi avere è la purezza. E questa cosa, appunto, che secondo i santi o chi per loro esiste, e cioè il fatto che ci può essere un modo per guardare il mondo che
è talmente puro che in qualche modo determina l'armonia universale. No? Ora, col matto è la stessa cosa che con le belve feroci. No? Ci sono persone che hanno il profumo di Adamo. Per esempio, Basaglia era uno che aveva il profumo di Adamo coi matti. Ci sono alcuni, guardate che ci sono persone che lavorano Tobino, Mario Tobino, che ha vissuto per tutta la vita dentro un manicomio, che preferiva vivere al manicomio piuttosto, aveva il profumo di Adamo dei matti. I matti si avvicinavano a Mario Tobino, si avvicinavano, tra l'altro erano, non si potevano vedere Basaglia e Tobino, probabilmente perché erano in concorrenza su chi aveva più profumo. Questi si avvicinavano ai matti, no? Erano più matti di loro, cioè, diciamo così, no? Avevano un certo carisma. Tu puoi avere un certo carisma con i matti. Ci sono quelli che con i matti hanno carisma. Hanno il carisma, precisamente il loro carisma è di saper trattare con i matti, no? Citavo prima Gaetano Benedetti. Gaetano Benedetti era uno che si faceva sputacchiare, menare dai matti, così eccetera, e i matti lo amavano alla follia. Alla follia. Alla follia. Lo amavano, era uno che ci stava dentro. Ma voi pensate che non sia matto uno psichiatra svizzero che prende una ragazza anoressica totalmente matta, che pensa di essere pesantissima quando invece sta scomparendo, che non mangia niente ed è trasparente e pensa di essere pesante, quindi è completamente matta, perché le anoressiche sono completamente matte da questo punto di vista, no? E non c'entra niente la moda di essere magre, sono tutte balle che ci vogliono far credere, non c'entra nulla, assolutamente nulla. È poco matto uno che prende una ragazza di questo tipo, la mette dentro una clinica svizzera e per 3 anni, per 4 anni segue solo quella ragazza lì per cercare di entrare nel suo mondo, e rischiando di diventare matto ogni 5 minuti per cercare di tirarla fuori dalla sua follia senza sapere dove cazzo andrà a finire, cioè rischiando la follia. Vi sembra poco matto quello? Perché guardate che l'unico modo per avere a che fare con un matto è proprio quello. L'unico modo per avere a che fare con un matto è entrare nel suo mondo. Entrare nel suo mondo. Entrare nel suo mondo cosa vuol dire? Entrare nel suo mondo vuol dire precisamente quella cosa che significa per i santi sentire che le belve feroci fanno parte del creato alla stessa stregua di tutte le creature di questo mondo. Quelle perché c'hanno il sacro, la religione, credono in Dio, eccetera, eccetera. E questi per qualche altro motivo, ma certamente avere a che fare con un matto vuol dire quella cosa lì. No. Poi, appunto, secondo me noi la cosa però più importante di tutto questo discorso è che noi spessissimo assistiamo in diretta all'ammattire di una persona, e non siamo in grado di fare niente per fermare quel processo. Questa è la cosa peggiore. Io per esempio ho assistito in diretta all'ammattimento di un mio studente di medicina che ha frequentato, cominciava a frequentare lezioni al primo anno, al secondo anno era più matto, al terzo anno più matto, al quarto anno, finché si è laureato, finché adesso lavora, fa il medico ed è più matto di prima. Fa il medico. Ma voi pensate che si è riusciti in qualche modo? Lui, gli dicevano tutti fatti curare. Ma se tu gli fatti curare un matto, sei matto. No. Non è possibile dire un matto fatti curare. No. Infatti tutti gli dicevano fatti curare, e dai fatti curare, se non ti fai curare. Ma nessuno è riuscito a entrare nel suo mondo. Non ci siamo riusciti. Perché eravamo tutti troppo sani di mente. Ci saranno certamente dei suoi pazienti che ci riescono. E scusa, Francesco.
Francesco, ma e quando ti rendi conto che una persona sta rischiando di ammattire, ma c'è quasi a un passo, e che e questa cosa significa una quantità di sofferenza, di aggressività, che potrebbe sfogarsi in qualsiasi modo, sia verso gli altri che verso se stesso. Ma appunto, se tu gli dici fatti curare, quello ti guarda come dire no, fatti curare tu perché non stai bene, che mi dici questa cosa, lì davvero che cosa si può fare? Ma lì il problema è appunto riuscire ad avere un eccesso superiore e di altro tipo. Per esempio, questo, l'esempio più chiaro è nel caso del panico, no? Ci sono certi attacchi di panico che sono che possono portare a uscire fuori di testa, perché sono appunto, perché c'hai il terrore di morire, il terrore di non, che nessuno ti aiuta, così eccetera, e ci sono certi momenti che si è vicinissimi, no? Allora si può tornare indietro, ma la cosa importantissima per tornare indietro è che ci sia un altro talmente matto, più matto di te, ma in un'altra cosa. Per esempio, nell'essere convinto che si può sopportare quella cosa lì. Se tu sei convinto di poter sopportare uno con gli attacchi di panico, lo aiuti a non passare oltre. Cioè devi essere più matto di lui o di lei in un altro senso, appunto in un senso complementare. Essere forti. Nel senso della sopportazione. Se c'è chi sopporta, dagli attacchi di panico si torna. Se non sopporta, no, se nessuno sopporta, che vai in un pronto soccorso e nessuno ti caga, i tuoi parenti si spaventano, così eccetera, è probabile che tu passi dall'altra parte. Il panico, da questo punto di vista, è una situazione attuale, molto diffusa, che costituisce un esempio abbastanza chiaro di questo. Ci sono tante persone che vanno appunto dopo un attacco di panico, che di solito è relativo a un trauma, perché poi in definitiva la sequenza è trauma, attacco di panico, ipocondria, ossessione, follia, no? quando non si frena, no? Le situazioni in cui il meccanismo si interrompe è quando quelli che ti curano, i caregivers, a qualunque livello, può essere la moglie, il marito, il padre, la mamma, la sorella, un medico, un infermiere, non ti vengono dietro, cioè sono più matti di te, hanno un altro eccesso, un eccesso che contiene il tuo eccesso. E tu, per esempio, non ti spaventi, perché certe volte lo spavento si ferma se c'è un altro che non si spaventa, che non si spaventa neanche se c'è da spaventarsi, cioè con un altro eccesso. Questo secondo me è un esempio abbastanza chiaro. Bene, vorreste dire qualcos'altro? C'è qualche altra osservazione? Io aspetto, che ora è? Che ora? 11:05. Allora ancora 5 minuti, ce l'abbiamo. Cosa facciamo con i governanti? Come? Ah, ecco, come siamo con i governanti? Ecco, per esempio, io sono convintissimo che se per caso, cioè che uno l'abbiamo liquidato, l'altro bisogna impedire che impazzisca, no? E che questo si ripercuota, però finché in quell'eccesso lì potrebbe anche servirci. Il fatto è che anche noi, come dire, dobbiamo fare la nostra parte, cioè per esempio se applichiamo questo schema che abbiamo usato questa sera, noi stiamo facendo quello che bisogna fare. I governanti stanno facendo quello che bisogna fare con questo governante. Ecco, per esempio, moltissimi usano il sistema che diceva lei, gli danno ragione, come se dà ragione ai matti,
via. E lo lasciano andare. C'ha ragione. Altri si spaventano. Oddio, uccide la democrazia. Oddio, fa il peronismo all'italiana. No. Fra poco l'uomo solo al comando, anche se non è un dittatore, però fra poco dirà tutto lui su tutto, compreso su come si nettano le orecchie. E la democrazia non ci sarà più. Su questa strada impazzisce. Che cosa dovremmo fare però? Ironia? L'ironia? Un po' di satira. Perché dici? No, no, no. E fai in modo che non si crede, che non si prenda troppo sul serio. Per diminuire. Ma secondo me lui non si prende troppo sul serio. No, secondo me lui non si prende. No? Quello non credo che sia un problema. Secondo me lui è talmente giocoso. Non è quello. No. Lui non si prende troppo sul serio. Da quel punto di vista non credo che ci siano problemi. Cioè che lui, che l'eccesso suo stia nel pensare che lui risolve effettivamente tutti i problemi. Lui ci prova, è suo. No, non è quello il problema. Cioè l'eccesso nostro, in cosa potrebbe consistere per impedirgli? Guardate che non ho la risposta. Attenzione, non è che vi aspettate la risposta da me. Ci ha convocato qui tanti. Riflettiamo noi, no? Riflettiamo. No. C'è qualcuno che ha qualche idea? Siamo più matti di lui, l'80% del consenso. Siamo più matti di lui, ma se siamo più matti di lui è di una follia diversa, però. Ci vuole una follia diversa. Ecco, per esempio dice, senti, c'hai perfettamente ragione, hai ragione su tutta la linea, però guarda, già che ci sei, scusa, metti un salario di cittadinanza di 1500 euro al mese per quei poveretti che aspettano il lavoro. Scusa, su tutto il resto siamo d'accordo, fai pure quello che ti pare, però... I giovani che ti amano tanto, no? E che aspettano chissà quando per avere un lavoro, diamogli per un paio d'anni, sì, gli daranno per un paio d'anni, ma 500-600 euro, perché quello è previsto. C'è già pensato. C'è già pensato, ma 500-600 euro, è poco. È poco. Ah, se ti dice che... Cioè facciamogli delle proposte che lo incoraggino a proseguire sulla strada che ha intrapreso. 80 euro alle neomamme, no? Certo. Abbiamo fatto i conti che forse ci vogliono 150. Perché i pannolini, le cose costano. Ma secondiamolo! Al di sotto dei 90.000 euro. Come? Ho sentito fino alle mamme, fino al reddito al di sotto dei 90.000 euro. Sì, ma quello cosa vuol dire? Sì. Dire che l'incentivo... Cioè, 80.000 euro di sotto. No, ma perché voi non dovete pensare che l'incentivo è per i poveri. L'incentivo è per fare figli, non è per i poveri. L'incentivo è per dire, lo Stato italiano ti premia, ti dà un premio se tu fai un figlio. Anche Mussolini diceva. Lo Stato, questo è. Va bene, ma assecondiamolo, ne vogliamo fare due di figli noi. Scusa, perché uno? Con un figlio non si risolve il problema demografico. Ce ne vogliono due, minimo. Perché siamo al di sotto delle soglie di sicurezza, non avremo la pensione, se senza due figli non ci avranno la pensione dopo questi, ce ne vogliono almeno due di figli. Cioè,
certo. Assecondiamo, dacci 160. 160 più 400 che sei disoccupato, 25 anni. Dove andate? L'autobus. L'ultimo andato. Buonanotte. Ma vi accompagno io, se volete. No. Sì, vi accompagno dopo io. Siete seduti. Io però mi dovrei andare anche presto. Vabbè, allora ciao. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Allora, gli italiani potrebbero essere più magri di lui. Potrebbero essere avere un eccesso, no? No, invece lo contrastano. In questo momento se lo contrasti è un casino. È sbagliato, è sbagliatissimo, perché in questo momento quell'eccesso lì è vincente. Cioè lo contrasti ed è un guaio. Non contrastarlo, incoraggialo. Incoraggialo. Perché Berlusconi non era così pure. Se l'avesse incoraggiato l'avrebbe fatto, avrebbe rivoluzionato l'Italia. No, avrebbe rivoluzionato, se l'avesse incoraggiato, avrebbe. Il fatto è che lui aveva bisogno d'amore e non l'hanno amato. Le prenda anche gli autobus, ad esempio. Gli autobus sono più quelli che vanno che non pagano. Io dico che se mettessero il biglietto. Prendiamo l'esempio degli autobus adesso. Sì. Sono più quelli che non pagano. Se mettessero il bigliettaio, che tu sali e devi fare il bigliettaio si pagherebbe da solo con tutti quelli che non pagano. Vabbè, ma forse ci sarebbe più gente che lavora. Ma forse no. Questi conti l'hanno già fatti. No, non credo proprio. Sì, l'hanno già fatti. Guardi che non conviene mettere un bigliettaio su ogni autobus. Ma loro non vedono quanti vanno, quanti vanno senza pagare. Perché bisogna mettere uno su ogni autobus. Però la gente lavora e spende, no, poi l'economia secondo me si deve fare così. Ma comunque. Come tutti i ragazzi che non lavorano. Ma comunque. Non mi dica che non ci sono dei lavori sì, da fare tutti i ragazzi. Perché? Ma se li mandano al catasto e mandare fuori a vedere tutte le case che non sono state registrate, automaticamente vengono registrate, pagheranno le tasse e poi possono lavorare anche gli altri. Lì che se dicono ai ragazzi per 2 anni lavorate per niente. E mettiamo a posto tutti, io dico che ci vanno tutti, come sono andati a spalare il fango e come che non è vero che non hanno voglia di lavorare ragazzi, no, una balla quella. Certo che hanno voglia di lavorare. E ci sono, come tutto quello, anche quelli in cassa integrati, ma perché non gli date lo stipendio pieno e li mandate a fare, vi dica che non c'è da fare in Italia con tutte le cose che abbiamo? Gli danno 700-800 euro che non possono né mangiare, né portare avanti una famiglia e stanno lì a far niente. Sì, d'accordo, ma chi paga i lavori che bisogna fare? Chi paga? Se fanno i lavori verranno anche pagati, i lavori se sono fatti dopo, cioè l'economia si muove in tanti modi secondo me. Sì, ma vi fanno credere che sia così facile. Fanno credere. Vi fanno credere però che sia così facile. Però non si muove nessuno sarà sempre più difficile. Ma non è quello, il problema secondo me, una delle più grandi eccessi di oggi è che tutti sanno governare. Questo per esempio è uno dei più grandi eccessi di questo momento. Uno si alza e subito sa governare. Ma guarda che governare è una cosa difficilissima. No, è difficilissimo, certamente. Quindi, però se tutto cade a pezzi sarebbe sì, più difficile. Sì, d'accordo, ma il problema è la solidarietà. Se le persone in un condominio, ognuno si fa i fatti suoi, e anzi, si fanno anche quelli degli altri. Quelli sbagliati? Scusi, ma com'è possibile? Non è possibile mettere a posto le cose così. Bisogna, prima di tutto, bisogna essere disinteressati un po'. Bisogna sacrificare del proprio. Nessuno è disposto a sacrificare niente del proprio. Nessuno. Non ce n'è uno che è disposto a sacrificare qualcosa. Vanno, corrono, quelli che sono, corrono lì a spalare il fango, no? Ma si fa poca fatica a correre a spalare il fango quando c'è il fango. Bisogna spalare tutti i giorni quando il fango non c'è. Lì è la cosa difficile. Lì è la cosa difficile, non quando c'è il fango. Quando c'è il fango si fa poca fatica, si va 3 giorni là. Infatti, per esempio, quando c'è il terremoto, noi abbiamo assistito la persona, quando c'è il terremoto, tutti corrono i primi 2 mesi. Poi si fanno tutti d'aria.
perché c'è da andare lì a trovare prestigio, a sentirsi buoni, a sentirsi... Il problema è un altro, il problema è nella vita di tutti i giorni, quello che si fa. Non nell'emergenza, nell'emergenza, quando uno corre nell'emergenza, no, non è molto significativo. Non è molto significativo, non è molto, come dire, politicamente corretto dirlo, ma non è molto significativo. Cioè, per esempio, c'è un elemento di eccesso in quello, no? Tutti corrono quando non c'è bisogno, quando c'è, tutti corrono a spalare il fango. E prima dove eravate? Di parla. Tu, volevi dire qualcosa? Se sposti la sedia che non volevo dire niente, però se vuole dico qualcosa lo stesso. Tanto, posso dire un libro? Posso dire un libro? Così riprendo una vecchia tradizione, un titolo di un libro. Così se qualcuno lo, magari al capita di leggerlo, poi mi dirà se c'entrava o non c'entrava. Brava, lei è quella che è specializzata nel citare un libro. Così. Vecchi ricordi. No, ma è così. È vero, vecchi ricordi. Ma era una cosa bellissima, lei tutte le volte che facevamo un incontro, lei era dice, posso dire un libro? Certo, un libro. Bianco su Nero, edizione Adelphi, è stato scritto con un dito solo da uno scrittore di origine spagnola, ma è nato in Russia, è un libro sull'eccesso, sul desiderio. Su, in qualche modo anche sulla bianco. Follia, bianco su nero, bene. Edizione Adelphi, benissimo, bianco su nero, edizione Adelphi, come si chiama l'autore? Non riesco, bianco su nero, riesco, un nome difficile, lo penso, come russo, va bene, allora spagnolo. Ci andiamo con questo libro, però... quando la persona matta è violenta e aggressiva, ma abbiamo citato esempio, per esempio in famiglia c'è il ragazzo che è così, allora la famiglia, ma quando invece è una persona adulta che magari è il capofamiglia o la persona che ha l'autorevolezza, l'autorità di dominare gli altri e gli altri hanno paura perché quello c'ha il potere, come succede delle volte con le persone di potere, certo, per le persone certo, deboli, certo, certo, i bambini, certo. Come se ti terrorizza, per esempio l'eccesso di gettoni è il terrore, provocano il terrore attorno a sé, no? E gli altri sono terrorizzati, appunto ci vuole, ci vuole qualcuno più matto, per esempio quando c'è qualcuno che non ha, che è talmente con sprezzo della vita, si ribella, cioè deve essere più matto ancora, cioè ma perché la gente si fa terrorizzare? E per tutta la vita si fa terrorizzare. Davvero? E poi dopo, scusate, ma perché ti fa terrorizzare? Io mi ricordo sempre, guardate, mi ricordo sempre una cosa da bambini, che secondo me è una chiave di lettura importantissima. C'era un mio compagno di giochi che mi terrorizzava, si chiamava Ugo. Ugo mi terrorizzava, era un mio, era il figlio di una comare di mia mamma, abitavano accanto a noi. Questo Ugo era terribile, era uno di quei personaggi che era capace di prendere una pietra e di spaccarti la testa in modo impulsivo senza pensarci un attimo, per cui era terrorizzante, certo. Terrorizzava tutti, no? Allora un giorno io mi ricordo avevo raccolto delle carrube, voi sapete che sono le carrube? Avevo raccolto delle carrube e stavo pulendo queste carrube. Questo arriva, questo Ugo, me le strappa via, mi dà uno spintone. Allora c'era mia mamma affacciata al balcone che guardava questa scena, no? Io ho guardato mia mamma, ho preso una pietra e gli ho spaccato la testa. Ugo non si è fatto più vivo con me. Proprio è scomparso, non ne ho più sentito parlare di Ugo. Ma che cos'è che mi ha dato coraggio? Mia mamma. Io mi sono sentito protetto da mia mamma, ma avrò avuto 5 anni, eravamo bambinetti così. Lui è uscito terrorizzato lui dalla situazione. Tant'è vero che la sua mamma ha protestato con mia mamma. Ma
perché io avevo ferito il suo povero bambino Ugo, che era terribile. Il problema è, in quel momento lì qualcosa mi ha dato coraggio e io l'ho sbaragliato. Qualcosa. Solo che se il qualcuno... sentimento di protezione che mi... Però se che la mia, mamma c'era mia mamma, mamma lì, l'ho guardata, bam! Sarebbe il ruolo delle mamme quello lì, ma... Se le mamme non sanno dare, in questo senso no, lì... ma per dire che certe volte i comportamenti efficaci te li ispira un altro. Certo. Non sono, non vengono da te. Certo. Te li ispira un altro. No? Sono d'accordo, sì. Bene, signori, vi ringrazio. La prossima volta, di che parliamo la prossima volta? La prepotenza. Siamo con Ugo e ricominciamo a prepotenza. La prepotenza. Gli anziani non vogliono. Ugo.